Saranno attivi da oggi i pozzi comunali di Piana Traversa nei pressi dello stadio comunale di Favara. Alimenteranno il serbatoio comunale di Via Cartesio con circa 10 litri di acqua al secondo. Una dotazione in più per cercare di diminuire i lunghissimi turni di distribuzione a Favara che in alcuni quartieri vanno anche oltre le 2 settimane. Gli ultimi lavori sono stati completati, sono arrivate finalmente tutte le autorizzazioni da parte del Genio Civile e soprattutto quelle dell'ASP e quindi quell'acqua può essere utilizzata. Sentiamo a tal proposito il sindaco Antonio Palumbo. Allora, intanto la nostra soddisfazione è massima perché non è stato semplice. Stiamo parlando di un pozzo che è all'interno della fascia di rispetto del cimitero e quindi che per legge non può essere utilizzato, anche se in passato Gesine De Acque sicuramente ne faceva uso, ma diciamo quella era un'altra gestione. Oggi, grazie alla sinergia di tutti, perché abbiamo rimesso in moto il pozzo, abbiamo sistemato i quadri elettrici, abbiamo controllato tutto l'impianto e grazie anche poi alle autorizzazioni arrivate dal Genio Civile, dall'ASP e dalla Regione, siamo riusciti a poterlo riutilizzare. Questo pozzo ci darà una boccata d'ossigeno, una boccata d'acqua, come vogliamo chiamarla. Non è che farà miracoli, dobbiamo essere chiari con i nostri concittadini. Ci permetterà invece, secondo me, di poter evitare di rinviare i turni, perché oggi il problema serio qual è? Che a volte la mattina l'acqua che è arrivata al nostro partitore non è sufficiente, proprio perché acqua, ahimè, non ce n'è, non ne parte dal partitore. Quest'acqua in più ci permetterà invece di poter essere almeno costanti con i turni in questa fase. Quando in realtà poi aumenterà la dotazione organica dopo tutti gli interventi fatti in giro per la provincia, e in quel caso quest'acqua ci permetterà di avere turni decenti da paese civile. Favara ha solo l'adduzione da Aragona, gli altri comuni no. Quindi è proprio su questo che si deve lavorare, ovvero cercare di portare più acqua a Favara. Intanto 2 anni fa già noi, conoscendo benissimo il problema, avevamo richiesto il raddoppio della nostra conduttura, cosa che è messa tra le priorità di AECA. Appena finisce la crisi inizieranno con questo iter. Avevamo chiesto anche di scollegare il carcere, quel lavoro sarà fatto in modo da poter dare più acqua alla nostra città. Poi verranno i progetti successivi di poter dotare Favara di un secondo ingresso che ci permetterà di non avere più di questi problemi. Turni di circa 2 settimane in alcune zone, di 10 giorni in altre. Lei si rende conto che è una situazione impossibile? L'unico che può rendersi conto della complessità del problema forse sono io, perché quotidianamente mi confronto con centinaia di cittadini e quindi le difficoltà che ci sono nelle varie zone le conosco benissimo. Purtroppo, ahimè, anche questa è idraulica, dipende le zone, il turno viene e può essere fatto meglio, dipende altre zone e il turno no. Purtroppo comanda anche la pressione che abbiamo al nostro partitore, se non c'è dei metri sufficienti, una pressione sufficiente, i turni vengono fatti male e se l'ingresso non ci consente di fare questi turni, ahimè, la difficoltà è enorme. Lei non ha una sfera magica, sicuramente, quindi non può sicuramente prevedere il futuro. Ma che estate sarà per Favara? Allora, io penso che se riusciamo a tamponare con il nostro pozzo e a breve saranno litri in più che arriveranno al partitore di Aragona, perché le operazioni si stanno svolgendo sulle varie reti con i vari pozzi.